penso che ci sono delle mete che chiariscono perché hanno anche una ragione di essere, allora, come dire, che un desiderio contempla anche una volontà costruttiva e quindi la fontana troverà un luogo che la fa respirare, zampillare, e sarà anche un luogo di transito ma anche di riposo, chissà, o perlomeno di distrazione. Quindi qui abbiamo di concentrazione. Concentrazione. Sto continuando a girare attorno alla fontana. A me bisognerà girare attorno con tutti questi. Qui anche il sindaco, evidentemente, sì, con questa. Siamo molto soddisfatti perché davvero oggi abbiamo compiuto un passo avanti decisivo. Abbiamo deliberato sulla collocazione di questa opera. Abbiamo fatto una valutazione sul suo stato di avanzamento, che è già, voglio dire, parecchio inoltrato, e anche definito un cronoprogramma per la realizzazione. Molto bene. Quindi, e qui anche Martinelli, che ha partecipato alla riunione, che è un protagonista sicuramente di tutta questa vicenda, perché ci vuole l'idea e poi ci vuole i mezzi per mettere in piedi, la passione. Quindi credo che la soddisfazione sia anche vostra. Io ho sempre creduto in questo progetto, l'ho portato avanti da un'idea che avevamo avuto insieme a te di fare un monumento di questa fontana. Abbiamo scelto fra le varie posizioni possibili quella che è più consona, non forse ce n'erano anche delle migliori ma non sono fattibili, quindi dobbiamo andare anche sul concreto, purtroppo siamo in una realtà che bisogna andare sul concreto, non solo sull'ideale. Quindi la posizione che abbiamo ritenuto di condividere, anche se non siamo pienamente d'accordo nella scelta, è stata quella della stazione, anche perché viene collocata in un progetto più ampio di riqualificazione di tutta la stazione. Quindi sono convinto che una volta che sarà messa in posa e sarà realizzata, la gente sarà soddisfatta e speriamo che sia soddisfatto soprattutto il maestro, che è stato così generoso da donarci quest'opera che rimarrà in posa. Certo, questa è una cosa importante, è una svolta, diciamo, sotto il profilo artistico che viviamo qui a Vergato, non c'è dubbio. E devo dire, come è stato detto anche nel passato, che su questa vicenda il Comune, per la verità, ha dato il suo decisivo contributo, direi, quindi quello che va detto va detto. Volevo chiedere, lei è soddisfatto, diciamo, della collocazione di questa? Io, perché sì. Poi l'importante è anche che l'autore possa esprimere soddisfazione. No, io sono contento di aver potuto fantasticare con mitologie e allegorie che hanno un senso rispetto al luogo, quindi il fiume Reno, il Vegatello, l'Appennino, la catena montuosa, l'uovo che allude a Montovolo, quindi è una mitologia che non può essere nomade o deve essere stanziale, ma i punti di vista sono molteplici e quindi penso che quindi si può godere indipendentemente che sia al centro di una piazza o al centro di un viale, che sia davanti alla stazione, perché no, ho preso tante volte il treno, ancora quando era di legno e c'erano le illustrazioni di arte antica di Villani dove io andai tentando di stampare le prime immagini per le mie mostre. C'è anche la metto su una cronaca di formazione dilettantesca, quindi penso che possa essere. Quindi mi pare di poter sottolineare che siete soddisfatti di tutta la vicenda e che quindi adesso si passa alla fase operativa in modo che i vergatesi possano, prima di che hanno discusso, adesso possono ammirare, anche perché io credo, e vorrei anche concludendo sentire un vostro parere, il fatto di un avvergato che si veste un pochettino di arte, che cerca di migliorare la propria qualità della vita, io credo che sia un dato fondamentale. Cosa dice lei, sindaco? Sì, anche come aspetto principale dal quale poi può nascere altre iniziative. Assolutamente sì. Beh, questo è avvenuto da tanto tempo, no? Sì, noi dobbiamo, questo è uno dei nostri impegni, far sì che appunto alcune risorse, in questo caso l'arte e la cultura, così come anche il nostro patrimonio storico, siano assolutamente valorizzati e diventino un elemento anche di attrattività di questo territorio. Poi il dato che una comunità riconosce, rende onore, insomma, un artista di fama extranazionale,
Mi sembra che sia un dato importante che caratterizza una comunità e che la proietta anche in una dimensione diversa rispetto al passato, che forse non era in sintonia con queste cose. Dice lei? No, beh, io mi compiaccio di infinito, quindi... Non c'è dubbio che c'è anche questo valore. Dà il senso di una comunità che ha una propria identità, ma è una comunità aperta. E poi, Martinelli, discussioni ci sono, ci saranno. Discussioni ci sono state fin dall'inizio, ci saranno fino alla fine, sicuramente ci sarà favorevole, il contrario, quello che dice. Però se si discute vuol dire che il progetto vale. Quando nessuno lo prende in considerazione, io ho sempre saputo che è meglio essere criticato che essere ignorato. Quindi lascia che critichino, che vuol dire che le cose vanno bene. Beh, io non posso che dire, viva la, viva la, viva la, viva la, viva la, viva la, viva la.